Ducati Multistrada V4 Pikes Peak. Beh, è da un po' che non ve la mostro, ma sono appena tornato qui da BHP UK a metterla di nuovo sul banco e vedere un po' quanto è che produce alla ruota questa Pikes Peak. Ovviamente c'è lo scarico a Krapovic, potrebbe anche produrre qualcosina in più rispetto alle sorelle V4 Multistrada. Quindi cercheremo anche di capire un po' la differenza in termini di potenza dal motore alla ruota, con lo scarico stock, con lo scarico a Krapovic. Quindi perché no? Iniziamo! E beh, allora, dopo più di un paio di bancate, Cal è riuscito a rimuovere tutti quei limiti che Ducati ha messo su dalla fabbrica. Un esempio lo si può vedere da questo grafico del 20%, che sarebbe una delle prime aperture parziali dell'acceleratore che Cal ha testato. L'erogazione di potenza è alquanto irregolare in questi regimi e arriva al suo picco ai soli 4700 giri. Dopo la rimappatura l'erogazione è molto più regolare, con un picco che adesso arriva ai 7000 giri. Al 40% la storia continua, infatti potete notare questo enorme calo di potenza intorno ai 5000 giri che abbiamo completamente del tutto eliminato. Poi al 60% si inizia a notare la vera differenza di potenza massima, con la mappa standard che arriva ai soli 80 cavalli contro i ben 101 che siamo riusciti ad ottenere. All'80%, dai 123 siamo arrivati ai 158, mentre se siamo al 100% arriviamo ai 161,25 cavalli di potenza massima alla ruota. Un aumento di potenza di appena 5 cavalli, ma come vi ho mostrato, la vera differenza sta nelle aperture parziali dell'acceleratore. Un immenso sviluppo è stato fatto da Cal qui da BHP UK, che voglio ringraziare, e metto qui giù in descrizione il loro link al canale YouTube se volete approfondire l'argomento. Ebbene ragazzi, questo è tutto ciò che siamo riusciti ad ottenere sulla V4 Multistrada Pikes Peak. Fatemi sapere qui giù nei commenti cosa ne pensate dei risultati e se volete vedere più sviluppo su questa moto, perché ovviamente ci abbiamo tanto da progettare per questa particolare project bike. Come per esempio, non voglio spoilerare nulla, ma ci abbiamo in programma anche di cambiare i collettori, togliere il catalizzatore e vedere un po' anche che differenza fa. Oltre al fatto che ci abbiamo come partner adesso anche DNA. Quindi pensate un po' cosa è che possiamo ottenere su questa Pikes Peak. Ma con questo ragazzi penso che sia tutto, vi ricordo di iscrivervi a questo canale, cliccare la campanella e seguirmi anche su Instagram, agm.moto. Alla prossima, ciao bello!